Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 8 novembre. Vediamo quali sono i temi fondamentali di questa giornata che ovviamente hanno ancora a che fare con l'economia. Forse il titolo migliore, quello del giornale oggi, è Sono nel pallone, perché il tema non è soltanto l'Ilva, su quale sono evidentemente nel pallone, ma anche sull'Alitalia sono nel pallone. Ruggeri ha scritto, collaboratore del mio sito e patron di Zafferano. Beh, insomma, che cosa scrive Ruggeri? Rischia che il 2020 sia la tempesta perfetta, perché lui mette dentro Ilva, chiusura 30.000 persone, Alitalia, chiusura 10 più 10, 20.000 persone, Fiat Peugeot, nota Ruggeri, guardate che quella roba lì non è che passa come se fosse nulla la fusione tra le due. Io aggiungerei, perché questa roba qui non l'ho ancora raccontata bene, cosa sta succedendo nella finanza. Oggi tutti i giornali ne parlano perché Unicredito vende la sua quota in Mediobanca e il rischio che le generali passano a un grande investitore straniero può essere superiore, inferiore, non lo sappiamo. Insomma, certo è che sia Generali sia Unicredito sono guidate da francesi e si tratta di un bocconcino molto interessante. Sull'Ilva andiamo per ordine. Adesso scopriamo che il Quirinale dice al governo bisogna cos'è che dice? Far sì, bisogna risolvere le crisi aziendali. E questa è un po' un'idea, diciamo, dei cattolici democratici, utilizzando i termini del Cardinal Ruini, e cioè come se la politica potesse occuparsi di risolvere le crisi aziendali. Purtroppo le crisi aziendali non le risolve la politica. Bisognerebbe spiegarla a Mattarella che è finita l'IRI degli anni 70 e degli anni 80, che peraltro tanti pasticci ha fatto, compreso l'Italsider a Taranto. È anche vero che nessuno di noi, tra di noi lo sappiamo benissimo, può negare che questo governo i pasticci li ha fatti, togliendo ad esempio lo scudo penale all'Ilva. Ma vi voglio dire con grande serenità che il problema di questo paese è il sistema giudiziario, amministrativo, burocratico, normativo, per cui gli italiani muoiono e purtroppo però ci abitano. Gli stranieri, quando toccano la palla in Italia, capiscono che debbono scappare di più. Se Mittal lascia, e ritornerebbe la gestione commissariale al Ministero dello Sviluppo Economico. E poi oggi c'è la grande conferma di due fenomeni, due uomini che sanno come funziona l'economia, che hanno lavorato nell'economia, che sanno perfettamente come muoversi, Patuanelli e Speranza. Sapete che dicono? Possiamo nazionalizzare l'Ilva. Complimenti, è una bellissima idea. Toc toc, secondo voi perché l'hanno privatizzata l'Ilva? Quanto ha speso l'Italsider? Quanto abbiamo pagato noi nella gestione pubblica delle acciaierie? Voi pensate che se ci mettete un commissario facciamo i fenomeni? Quanto costa coprire un campo di carbone? 400 milioni? Quanto costa? E ringrazio uno dei grandi acciaierieri che mi ha scritto, ottantenne, che ha lavorato all'Ilva sugli altoforni. Sapete quanto costa cambiare il materiale refrattario di un solo altoforno? E questi fanno il fenomeno tra gli 80 e 120 milioni, senza pensare 3 settimane per fermare l'altoforno e 6 mesi per revamparlo, tutti i costi, cassa integrazione, eccetera. Sti soldi li recuperiamo un solo altoforno attraverso una cazzo d'imposta che questi hanno messo, che si chiama sugar tax, cioè la tassa sugli zuccheri serve a mettere a posto un altoforno dell'Ilva e questi pensano di nazionalizzarlo. Qui si sono bevuti il cervello. Comunque, Patuanelli e Speranza sperano che appunto si possa nazionalizzare l'altoforno, poi riesce a capire che cos'è questo sistema. Riguardo all'altoforno 2, il Fatto Quotidiano racconta la vicenda giudiziaria dell'altoforno 2 e voi capite che questo è un paese in cui gli indiani scappano a gambe levate e purtroppo è normale che scappino. Nel giugno del 2015, purtroppo, lo segno 8 volte, muore un operaio perché una gettata di ghisa, cioè il prodotto finale dell'altoforno, gli va addosso, muore per ustioni, una tragedia, 35 anni. E devo dire, questi sono i morti, non quelli immaginari. Questo è morto sul lavoro, davvero morto sul lavoro. Il tribunale che cosa fa? Sequestra l'altoforno. Quindi, sostanzialmente, l'altoforno 2 dal 2015 è stato sequestrato e dopo è arrivato un decreto del governo, hanno cercato di far sì, perché sai, sequestrare un altoforno vuol dire chiudere sostanzialmente il secondo altoforno dell'Ilva e chiudere l'Ilva. È morta una persona e chiudi l'Ilva. E nel frattempo muoiono dal punto di vista economico 10.000 persone. Decreto del governo, l'hanno tenuto in piedi. Sostanzialmente questo forno è sequestrato, ma può essere in uso, sempre che ci siano delle prescrizioni che dà il tribunale per rimettere a posto, secondo loro, in sicurezza questo altoforno. Ecco,
arrivano gli indiani e scoprono che questa roba non è stata fatta e che il 13 dicembre, che è la data ultimativa per cui si sarebbero dovute fare queste modifiche sulla sicurezza dell'Alto Forno 2, non le hanno fatte i commissari. Ovvio, non perché sono cattivi, ma perché non c'hanno una lira. Questo è il concetto della nazionalizzazione. Secondo voi faremo qualcosa con la nazionalizzazione? Nulla. E quindi gli indiani dicono: noi ce ne andiamo perché questo Alto Forno ce lo spengono, e se ci spengono un Alto Forno, noi che ce facciamo dell'ILVA? Ovviamente tutta questa roba dove la trovo? Sul Fatto, che mi dice che gli indiani sono cattivi e che sono tutte balle quelle che riguardano il rischio degli indiani di rimanere nella vicenda. Poi dopo questa cosa te la leggi su tutti i giornali con attenzione e capisci che è esattamente come vi dico io. Di Alitalia vi ho parlato e di Ilva direi che è un capitolo sul quale si sta ancora combattendo per capire. Neanche vi sto a parlare dell'ipotesi che ci siano gli altri indiani, i Jindal, che potrebbero entrare in questa cordata, perché soltanto Renzi ci crede, il resto dell'Italia e soprattutto degli imprenditori sa che in corsa Jindal non viene, anche perché ArcelorMittal non sono dei cattivi, sono i più grandi produttori di acciaio del mondo. E secondo voi, vabbè, insomma, l'avete capito. Seconda notizia della giornata: la scorta alla Segre. Articoli per Luigi Battista, che schifo, che indignati, l'Italia cattiva. A me sembra, ve lo dico con grande franchezza, che la scorta alla Segre faccia godere soprattutto, diciamo, una certa parte della stampa di sinistra, perché non è il tema la Segre, ma il fatto che la commissione Segre, che è una cazzata pazzesca, come scrive oggi Punzi su Italia Oggi, beh, il fatto che il centrodestra si sia astenuta sulla votazione della commissione Segre, oggi si è ancora più colpevole perché alla Segre danno la scorta. Hai capito il principio? Nel frattempo l'Italia è diventato il paese più tremendo del mondo, il paese antisemita, il paese che minaccia una signora di 90 anni che ha come unico suo problema quello di essere stata in un campo di sterminio. Obiettivamente parla da solo la questione, lo dice anche la Meloni in un'intervista oggi, che si alzeranno in piedi per applaudire a tutte ste minchiate ipocrite. La vera cosa è che se noi allarghiamo un po' lo sguardo, posto che oggi il centro Wiesenthal, che vergogna l'Italia. Ecco, il certo Wiesenthal, invece di pensarsi alla vergogna dell'Italia, che di vergogna c'ha soltanto le leggi razziali, ma quella roba lì è finita, grazie al cielo, pensasse che il leader laburista dell'Inghilterra, lo leggo oggi sul Daily Mail, viene considerato antisemita, per tante cose che ormai sapete, dei suoi colleghi di partito, non dei conservatori, dei suoi colleghi di partito, è l'apertura del Daily Mail. Dovete sapere, caro centro Wiesenthal, che dalla Francia e dalle banlieue francesi scappano gli ebrei da anni, decine, migliaia di ebrei, perché non sono stati tutelati in una zona come quella francese in cui gli islamici fondamentalisti fanno da padrone. Ecco, forse quella destra che tanto odiate, che cerca di ridurre l'immigrazione, che pensa che le radici giudaico-cristiane dell'Europa siano fondamentali, ecco, quella destra forse, che per esempio è filo-israeliana, è più vicino al centro Wiesenthal di quanto sono i cazzoni che oggi, soltanto per la scusa del ritrovato fascismo che non esiste, utilizzano la Segre come santino per la loro, diciamo, battaglia politica. Sulla Segre ovviamente la scorta siamo noi, cioè c'è un'ondata di retorica straordinaria su tutti i quanti i giornali. Poi c'è un altro tema, che è il terzo, che io vi segnalo, fantastico. Io però ve lo segnalo da un altro giornale, non dai giornali italiani, dal Financial Times. Il titolo del Financial Times è: l'Italia sorpassa la Grecia come creditore più rischioso d'Europa. Chiaro? I BTP italiani oggi sono più rischiosi dei titoli di Stato decennali greci. Vi è chiaro? E questa roba non la trovate sui giornali? Sì, c'è un po' Fubini, c'è Il Messaggero, c'è Il Sole 24 Ore, ma quello che vi voglio dire, e non ve lo dico compiaciuto, non voglio fare all'incontrario la questione di quelli compiaciuti di sinistra perché alla Segre viene data la scorta e questo dimostra che l'Italia fa schifo. Io penso che l'Italia non faccia schifo, o meglio, fa abbastanza schifo, ma per altri motivi. Ma sto semplicemente dicendo che cosa sarebbe avvenuto se al governo ci fosse stato il ministro Tria e se al governo ci fossero stati ancora i leghisti con questa situazione che si è verificata ieri, cioè i BTP sono i titoli più rischiosi d'Europa e questo non avveniva dal 2008, come spiega bene il Financial Times. Zitti e muti, perché adesso governa Gualtieri e la sinistra, che queste cose le fa molto bene. Nel frattempo vi segnalo altre due o tre cosine: la follia sui seggiolini che sono stati resi obbligatori, il Quotidiano Nazionale dice caos seggiolini perché nel giro di una notte le mamme devono comprarsi i seggiolini obbligatori. Io scrivo un pezzo del mio libro che si chiama
le tasse invisibili, che ho scritto a giugno, non l'ho scritto oggi, in cui parlo dei seggiolini. Leggetevi il capitolo sui seggiolini, perché si tratta di una tassa perfetta per fottere le famiglie, una tassa perfetta che neanche nella mia immaginazione potesse, anzi forse già immaginavo, potesse essere congegnata così male come quella dei seggiolini, di cui oggi tutti i giornali parlano. Tra l'altro Gramellini oggi dice: il grande caos per i seggiolini, legge sacrosanta. No, la legge non è sacrosanta, non si devono obbligare libere mamme e libere papà in questo paese ad avere l'obbligo dell'allarme seggiolini in macchina, perché in questa via è la via per la servitù, direbbe qualcuno che parla meglio di me. Di politica vi segnalo due cose: Movimento 5 Stelle, lo scrivono tutti i giornali, Di Maio litiga un po' con Morra, ma cerca di tenere tutti insieme. Morra fece la riunione ieri con 30 parlamentari, Di Maio sta cercando, dice: ma mettiamoci d'accordo, è inutile dividerci in questo momento nel governo. Scende a Roma a Casaleggio Figlio, che cerca di mettere un po' d'accordo il gruppo parlamentare che è un po' diviso, capeggiato dagli ex ministri che hanno fatto il casino sull'Ilva. Minzolini scrive sul giornale: il partito in mano agli estremisti. Nel frattempo è straordinario, il GIP prende la parlamentare che è passata con i renziani, che si chiama Occhio Nero, quella che aveva Misiani, cioè come assistente parlamentare uno che faceva i pizzini ai mafiosi, e dice: la parlamentare o ha un deficit di consapevolezza o è connivente, o scema o ladra, mi sembra che questo GIP abbia detto. Sallusti spiega che Renzi sta cercando di prendersi i voti del movimento di Berlusconi e che sta cercando il pesce azzurro, ma dice i traditori servono a poco. E a Repubblica Renzi dice: il voto anticipato in questo momento sarebbe una follia. Nel frattempo il PD, per quanto riguarda il PD, di che si occupa in questo momento? Di occupare uno dei tre telegiornali, perché dice della Rai, uno della Lega, l'altro del Movimento 5 Stelle e noi che siamo matti. Ultima cosa che vi segnalo: reati fiscali sul Sole 24 Ore. Complimenti alle cazzate che facciamo durante le nostre finanziarie: facciamo le tasse e poi ci inventiamo le manette agli evasori. Sapete qual è il risultato? Che per i reati fiscali, quindi per tutti noi potenzialmente ovviamente colpevoli, perché tutti siamo possibili colpevoli fiscali, sapete quanto diventa la prescrizione per il reato fiscale? 11 anni che abbiamo, dobbiamo tenere le carte, dobbiamo tenere materiali, dobbiamo tenere le archiviazioni, perché siamo passibili di truffe, aver fatto truffe fiscali, quindi di reati fiscali. Complimenti, bella idea per semplificare questo paese, da matti. Vi do appuntamento alle tasse invisibili che ancora non avete comprato e soprattutto al mio sito nicolaporro.it, dove ci sono tutte le informazioni sulla giornata. Ciao.